Manca davvero poco allo scadere dell'anno scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado della regione Campania. Il 9 giugno, infatti, ci si saluterà per le vacanze estive ed è questo il momento per le manifestazioni finali di tutti i progetti ai quali durante l'anno gli alunni hanno preso parte. La Scuola Media Statale di Filippo di Quarto, nell'ambito dell'obiettivo C1, interventi per lo sviluppo delle competenze chiave del PON, programma operativo nazionale finanziato con i fondi dell'Unione Europea, ha attivato numerosi progetti riguardanti l'arte, le lingue e il cinema, che hanno coinvolto gli studenti dal mese di gennaio. Proprio questa mattina il Teatro Corona di Quarto ha ospitato l'evento conclusivo di tutte le attività alla presenza del preside ingegner Giuseppe Nucera e degli studenti della Scuola Media. Tante le attività proposte nel corso della mattinata, tutte accuratamente preparate. Ce n'era davvero per tutti, a partire dalla letteratura, con il progetto Viaggi di carte e parole, un corso di lettura creativa, fino ad arrivare alla scienza, protagonista del modulo Scienze e Ambiente, volto a far acquisire ai ragazzi conoscenze tecnico-pratiche relative all'uso di un laboratorio scientifico. L'uso e la conoscenza delle lingue straniere, sia come mezzo di arricchimento culturale, sia come strumento di integrazione e relazioni tra i popoli, è stato l'oggetto di altri due corsi. Le lingue attivate sono state il francese e l'inglese, insegnato in maniera divertente nel corso del progetto Viaggiando nel mondo, English Takes Everywhere, che ha presentato al Teatro Corona una simpatica scenetta che aveva per protagonisti un inglese e un napoletano che cercavano di dialogare tra loro nonostante la lingua differente. Spazio anche alle arti dal vivo. Cinema e musica sono stati i temi principali di altri due progetti, i cui elaborati finali sono stati eseguiti sul palco del teatro. Ultimo, non per importanza, il progetto grafico-pittorico Coloriamo il mondo, percorso didattico che ha portato gli alunni ad acquisire una conoscenza sempre maggiore del mondo artistico, attraverso la realizzazione di dipinti e grafiche seriali. Un anno scolastico chiuso nel migliore dei modi, dunque, per la Scuola Media di Filippo, protagonista da sempre di attività volte a valorizzare il talento nascosto dei singoli alunni, come ad esempio il premio Edoardo De Filippo, conclusosi proprio questa settimana.